Bienvenue a Paris. Non proprio Paris, ma vabbè, no, siamo atterrati un po' lontani, adesso prenderemo il nostro bus. Perché abbiamo preso quello più lontano? Perché costava meno, ragazzi, 20 euro andate a ritorno a Parigi, ma cosa vuoi di più dalla vita? Andiamo a cercare dove fare il bigliettino, c'è l'aria, fa freddo, però c'è il sole. Il video di Parigi sarà solo noi che cerchiamo di capire come funziona la metro, è tutto questo. Di là. Andiamo. One eternity later. Allora, vi facciamo il tour della casa. Questa è la cucina, la cucina, così. Vediamo se c'è qualcosa da bere. No. Poi, allora, qui dorme Carolina. Che, come stai? Bene, 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 ok. A noi qua poi abbiamo il bagno, bello grosso. Scendiamo tutto. Con la vasca. Molto bene, e poi due camere da letto. Ta-da-da-dam. E l'altra camera da letto qua. Attenzione, attenzione, s'il te plaît. Mademoiselle, eccolo qua. No, bello grande, bello, bello grande. Adesso ragazzi, ragazzi, cosa facciamo? Kebab? Kebab. Kebab. The next day. Bonjour. Allora, iniziamo la prima giornata a Parigi dalla gara. Abbiamo cambiato ticket. Di sorella, così lei adesso è contenta, non rompe le balle. Non dice, io rimango qua. Ecco, adesso vedrete in diretta se funziona oppure no. Vai, 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 vai. Vado, ma mi stai chiamando. Ciao. E Ale. Ale. Merci. Prego, raccontaci un piano di oggi, dai. Ma no, come viene, viene, basta. Allora, buongiorno. Oggi non ho fatto i piani. Buongiorno. Sono qui. Che il mio biglietto finalmente funziona. Quindi posso viaggiare tutto il tempo. Però ora ho fame. Quindi mi devi portare a mangiare un pane al cioccolato e il caffè. Olè! Ma dai! Hai visto che belli i brazzi? Altro che quelli tutti grigi di Londra. Questi sono tutti architettonici. Che architettura è? Ma questo è un gotico, un barbaresco? È un barbarese, è un barolo. Un barolo? Ma questa è una metro o è Louvre? No, è il Louvre della tomba. Quindi siamo dall'Arco del Trionfo? Sì, ce l'avevo fatta. Ma è proprio qua? È proprio qua davanti. Eccolo lì, l'Arco del Trionfo! L'abbiamo fatto, abbiamo visto qualcosa! Bon, possiamo tornare a casa. Sì. Donc, nous avons terminé le set photographique. Insieme alle uscite. Niente, abbiamo finito le foto. Adesso scendiamo sotto, nel sottopassaggio. E vediamo se riusciamo a salire sopra o comunque vederla da sotto, no? Esatto. Dov'è la tomba di Militech? La fiamma. Ah, qua è morto Militech. No, è un milite ignoto, non si sa chi sia. Però milite ignoto. Quindi un militare ignoto? Praticamente sì. Ok. Come i biglietti, il mio 13. Quello di Carolina 13. E io 0. Perché? Perché ho meno di 25 anni e vado gratis. Ci siamo illusi sul fatto che ci fosse l'ascensore e invece non c'è. Mamma, a posto? Ah, ciao, ciao. Sì, qui. Eccoci. La tua ripresa era ancora peggio. È finita, ci sono altre scale. A quanto pare. Abbiamo preso anche la guida per l'Arco del Trionfo, così vediamo un attimo di capire di cosa si tratta. E sono saliti sulla terrazza, ragazzi. Eccoci qua. Che miseria, ragazzi. Renda, la video non rendo. Silvia, vieni qua. No, facciamoci allora, un selfie. Che bello. Adesso andiamo a vedere i navigli. No, diciamo se gli stessi sono i navigli, no? Tutti questi sono i navigli. Là in fondo si vede un pirulino che esce. Ed è Place de la Concorde, tu lo vedi? Sì. Il pirulino. Allora. Dietro vedi tutta quella struttura laggiù. Che dovrebbe essere il Louvre, se non sbaglio. Lassù. E il quartiere di Montmartre, dove troveremo il Sacré-Cœur, dove troveremo il Moulin Rouge. Capito tutto? Capito tutto. E lì, se guardate bene, c'è il bosco verticale. Cioè, è come essere a Milano, praticamente. Ovviamente sono tutti dal lato della Tour Eiffel. Noi niente, ci godiamo ancora un attimo questa terrazza. Aspettiamo che i genitori, che sorella,
facciano tutto il giro e poi scenderemo, proseguiremo verso altre mete. C'è anche, allora, c'è anche Ivo. Ciao Ivo. Saluta i fan. Saluta i fan di Ivo. Io posso mettermi qua? Sì. Ti metti in centro? Sì. Cioè, guardate dove siamo. Siamo su San Felipe. Cin. 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 Penso che la salata. Anche la mamma. Fabio ha preso mezzo bollo. E noi hamburger. Ma solo per farvi capire dove stiamo mangiando, cioè. Comunque ragazzi, adesso non funzionava il mio di biglietto, sono andato dal tipo, mi ha detto no, il biglietto funziona, sono le macchine che non funzionano. Comunque, beh, a Londra non c'erano di questi problemi. Lì è Place de la Concorde. Ma scusa, ma c'è, allora, perché è più alta della Tour Eiffel? Non è vero, è solo questione di prospettiva. È più alta. È una piazza molto molto vecchia, inizialmente a metà del 1750 qui c'era la statua del re Luigi XV, dopodiché è stata sostituita con il nome della Place de la Révolution, dove hanno messo la ghigliottina, che si trovava proprio in queste zone. Purtroppo la ghigliottina ha tagliato la testa del 1300 persone, di cui re Luigi XVI e Maria Antonietta, solo dopo la rivoluzione francese, sperando che niente più succedesse, hanno rinominato la piazza nella Place de la Concordia. Piazza della Concordia, andiamo. Oh, dove? Ai Giardini delle Tuileries. E poi al Louvre. Al Louvre? Ma non entriamo al Louvre. Perché non si paga il biglietto solo per la Mona Lisa? Sì, invece. No. Fatelo. È imbarazzante. No. Fatelo. No. Fatelo. No. Sì. No. Il Giardino. È stato creato da Caterina de' Medici nel... Amore, però si vede che stai leggendo il Gobbo, Va bene, nel 1500 divenne un parco pubblico dopo la rivoluzione francese. Ah, perché lì fanno il gelato. No, ma che gelato? Qua è dove hanno, in teoria dove hanno girato Emily in Paris. Bonsoir, enchanté, ci metteranno il copyright. Ah, io lo sapevo che c'era il gelato. Anche le piccole hanno troccola, adesso le andiamo a spaventare. Beh, qui siamo davanti al Louvre, c'è poco da dire, no? Immagino che tutti quanti voi sappiate che cos'è, anzi meglio di me. Guarda, c'è anche un bonsai cresciuto troppo. Ma non è un bonsai. Bidi bidi. Come i bambini, un turista proprio classico. Vai in coda per fare quella foto lì. Se non mi riesci neanche a tenere. Il museo lo faremo un'altra volta quando avremo più tempo. Sì, adesso andiamo solo a sbirciare un attimo sotto. Ovviamente merchandising solo di cosa? Della Mona Lisa. Eh certo. Ma no, non ha senso. Ci sono un sacco di bellissime ma è la cose. Cosa più famosa che conoscono tutti. No. Ah, adesso abbiamo di nuovo fatto le foto. Tra l'altro, cosa dovete fare? A parte seguirci qua perché non lo state più facendo, esatto. È male perché stavamo andando alla grande. Seguiteci anche su Instagram, vi lasciamo i nostri nomi qua così sotto perché vedete direttamente tutte le nostre foto, come voilà. Farle, dove farle. Abbiamo fatto un bel set fotografico con alcune pose molto belle. E prendete così, degli spunti, dai. Foto, poi lasciate ovviamente anche così. Dei like. E adesso passeggiatina a lungo Senna per 5 minuti per arrivare poi dalla torre di Eiffel. Che dire ragazzi, bella, hai visto com'è alta? Alle 6 saliremo là sopra camminando adesso sulle scale. Facciamo la coda per la toilette. Ma non dire queste cose perché l'ascensore era già tutto andato, bisognava prenotare 6 mesi fa e noi non l'abbiamo fatto e quindi saliremo con la cratinata. Ok, abbiamo fatto il check-in e adesso andiamo a vedere prima se ci sono i bagni e poi dopo andiamo a salire. Esatto, un'ora. Per comprare i biglietti. Per comprare i biglietti, ma noi i biglietti già li abbiamo. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti e ci faremo 500 gradini a piotte. Sì. Perché andiamo. Non ti vedo. Ci sarebbe contarli quei gradini, ma non ho voglia. Se qualcuno l'ha mai fatto. Piano. Se qualcuno l'ha mai fatto lo scrivo qua sotto nei commenti quanti sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 1000. Vesti? Per il primo. Tra 10 minuti saremo al primo piano e vi ricordiamo che noi andiamo al secondo. Beh, siamo già altini, eh. Sono
ancora voluti 2 anni, 2 mesi e 5 giorni per costruirla. Comunque bello essere dentro. Sì. Siamo all'interno. È molto bello in realtà. È molto acciaioso. 3000 etage. Ce l'abbiamo fatta. First floor. Facciamo un giro qua, poi dobbiamo salire sopra. Guardate che spettacolo! Siamo pronti, are you ready? Guarda, fai guardare in su. Dai, via! Un passo alla volta, un gradino alla volta. Dai, 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 l'ultimo ce la facciamo di corsa. Deuxième étage. Eccolo qua. Guardate, posso dire di aver contribuito alla costruzione della Torre Eiffel. Beh, ragazzi, vale la pena ancora di più. A piedi ancora di più che con la scissera. E laggiù c'è Notre Dame. Dove? Dove? Là dove sta fumando? Amore. Scusate, eh. Ma qua è proprio l'interno del secondo piano. Qua fanno mangiare. Boutique officielle. Questo invece è il primo piano. Qua si possono fare aperitivi, cose, cose. Andiamo a fare le foto con la Tour Eiffel sulla Place de la Cargo. Dentro che darò. Andiamo! Andiamo! Voilà. Siamo nella piazza degli Escargot. Ma che Escargot? Ta-da! Qua si ammazzano tutti. Carolina. Allora ragazzi, sì, voleva 15 euro per perché una. Siamo qua, guardate, da loro. Ok? Allora, voleva 15 euro per una. Abbiamo comprato 10 euro, due. Va bene ragazzuoli, oggi tour finito sulla scalinata della Tour Eiffel. Andiamo. E ci vediamo direttamente al giorno 2. Day 2. Secondo giorno a Parigi. Siamo a Montmartre. Ci siamo vestiti un pochettino più spessi perché fa freddo, sta per piovere. E andiamo nei quartieri del Moulin Rouge. Moulin Rouge. E ci sono tutti i sex shops. Guardate. Cosa vuoi comprare? Souvenir? Sì, voglio andare da Pussis. Moulin Rouge. Eccolo lì. Siamo sul trenino. È come essere in Svizzera. Uguale, il trenino rosso del Bernino. Guardatevi il video. C'è un po' di gente. Un po' tanta. Pausa crepe? Sì. Pausa crepe. Siamo dei parigini con le crepe. No, io l'ho presa con il limone. Io col burro. Zucchero al limone e lei zucchero al burro. Boh, gusti che io mai visto, mai sentito. Da noi non si mangiano così. La sorella sta leggera invece. Le nostre sono così. Una volta sono a Parigi, una crepe parigina mangio. Deve meritare. Siamo per entrare dentro la basilica. Sì. Dove siamo adesso? Siamo a Sacré-Cœur. La basilica del Sacré-Cœur è un luogo di culto. È fatta tutta di un marmo specifico che non cattura lo smog, non cattura la polvere e per questo risulta sempre così bianca. Qua c'è il campanile più grande, più grosso di tutto il mondo. Fin dove si sente? Tout le monde. E quando suona si sente fino a Torino. La la grande. Bella, bella, molto bella. Molto bella. Maestosa, ecco, semplice ma maestosa. La discesa invece ce la facciamo in funicolare. Adesso ci fermiamo perché Silvia ha trovato un negozio dove fanno il sapone di Marsiglia. No, ma che sapone di Marsiglia? No? Saponetta. Di Marsiglia, un mojito. Compri? Bella, così sembri proprio bella. Faccio misurare la coppola. Sembri pelato. Piove. Piove. E anche non poco. È arrivata l'ora di salire sul Batemouche. Biglietti comprati, c'è tantissima gente. Speriamo di salire. Siamo sulla Sekfana.
Condividiamo la sciarpa. E chiudiamo questa seconda giornata alla Gare de Saint-Lazare, che ormai è il nostro punto di ritrovo tutte le sere, davanti alla scritta Paris. Day 3. Bene, il giorno numero 3 lo iniziamo davanti a Hogwarts. Ma non è Hogwarts. No? No. Ditemi se non sembra Hogwarts. Siamo di nuovo vestiti male perché c'è un sole che spacca le pietre e io ho una sciarpona grossa grossa. Io sono vestita di nero. Io sono vestita di nero. Grazie. Quindi Silvia? Allora, in teoria questa... Questa è la scuola per diventare concierge. Anche il tribunale ce l'hanno bello grosso. Va bene ragazzi, siamo dalla Saint-Chapelle dopo un'ora e mezza di coda. Mai più, mai più. Adesso speriamo che meriti. Vi aggiorniamo e se non ne vale la pena ve lo diciamo. Abbiamo fatto un sacco di amicizia con persone da Toulemont. Adesso facciamo la coda per comprare i biglietti. E siamo dentro. Io gratis. Ma è solo qua? No, si sale anche su di lì. Ah, non è solo questo. Altro giro, altre scale. Eccoci qua. Oddio. La reliquia adesso è a Notre Dame. Ma ha appena preso fuoco, come si fa? L'ha bruciato. Bello sì, ma per me non merita un'ora e mezza di coda. Liberté, égalité e fraternité. Andiamo a mangiare. E dopo il pranzetto andiamo... Pieno. Vedere la nostra dama. Ammirate Nostra Signora. Siamo saliti sulla scalinata, c'è il ragazzo che suona davanti e ci godiamo questa Notre Dame. È un po' triste vederla così, però la stanno rifacendo pian pianino. Allora, lì dentro, vedete lì, ci sono dei capannoni dove ci sono i ragazzi che stanno ristrutturando, rimettendo a posto le statue dei gargoyle. Lo si può intravedere da qua, la telecamera non rende, però fidatevi. E pian pianino dovrebbe tornare a prosperare ancora lunga vita, speriamo. E dopo una grande e lunga camminata su una salita dei quartieri latini, siamo arrivati davanti al Pantheon. Al Pantheon, dove viene. Dove c'è la tomba di una famosa polacca. Conosciuta come Marie Curie, perché il nome è talmente difficile che voi italiani non siete capaci a dirlo. Ma è difficile. Allora va bene, fisica, prima, una delle primissime donne nobili dei tempi, perché 1900, quando le donne venivano pensate ancora come casalinghe di Voghera. Esatto. Scusa. Lei ha inventato i raggi X, ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Esatto. E tante altre cose che sicuramente sapete. E questo è il Pantheon. Sembra di essere a Roma. A Roma. Se non fosse che quello di Roma è il buco. E invece questo qua ha una torre in cima. Però da davanti anche la piazzetta è molto simile. Se siete stati a Roma, il Pantheon da davanti è effettivamente molto molto simile. Andiamo a vedere Marie Curie. Guardate la statua. Si sta fissando. E poi qui ci sono le antenne per la televisione, così i preti possono guardare la TV Sky, Sky Go, Sky Sport, Formula 1. Qui almeno si aspetta poco e Silvia entra di nuovo gratis. Per chi se ne intende poco di arte come me, la prima cosa che potrete notare se venite al Pantheon è che sembra di essere in Grecia. Infatti la prima cosa che ho detto, siamo ad Atene o siamo a Parigi? Tant'è che questo, poi leggendo sull'opuscolo, si nota effettivamente che il Pantheon è stato costruito seguendo lo stile gotico ma anche greco. Finito, com'è sto Pantheon? Bella? Era bello. E chiudiamo il nostro video a Parigi, a Central Park. Ma che Central Park? Di New York. Dai, fermati. Siamo al Jardin de Luxembourg. Ai giardini lussemburghesi. Sono famosi perché la gente si siede e mangia. Mangiamo anche noi? Ragazzi, se il video questo sarà lunghissimo, lunghissimo. Se però vi è piaciuto, speriamo di avervi fatto vedere Parigi da un'altra prospettiva, di avervi fatto ridere un po'. Voi come esatto. Al solito iscrivetevi, guardate anche Instagram, va, perché abbiamo fatto un bel po' di foto belle. Un bel po' di photoshoot dove ci saranno tutte le indicazioni su dove fare queste no, foto. No, ormai le foto abbiamo pubblicate e non le abbiamo messe. Le no. Metterai facendo modifica.
alla prossima, iscrivetevi, lasciate un like, ciao. Ciao ciao. Il video lo concludiamo così, con il nostro amato... Pasnavigo? No, Paris Visit. Ok. Disintegrato. Dopo che abbiamo allora, cambiato... organizzatevi in altra maniera, ne abbiamo cambiati 10 di questi biglietti. Ah, devono organizzarsi meglio in francese, è diverso. Ciao ciao!